Ciao a tutti cari ascoltatori e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like, attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a parlare nuovamente del vortice polare. Vortice polare che, come avete ben letto dal titolo, potrebbe bilobarsi. Cioè che il vortice polare è creato dal lobo canadese e il lobo siberiano. Questo in alcuni casi potrebbe andarsi a dividere. Ecco, questo è il caso che potrebbe avvenire a inizio dicembre. Come possiamo vedere, un'alta pressione, un promontorio ad alta pressione russa si andrà ad alzare verso latitudini più alte, prima giungendo fino a Scandinavia, facendo tornare indietro il freddo verso est. Questo, attenzione, perché poi proprio verso inizio di dicembre potrebbe esserci una lingua di aria più mite e alta pressione che si va a infilare tra la Groenlandia e Scandinavia. Questo favorirebbe la divisione dei due vortici polari, questo è il canadese e questo è il siberiano. Tutto avviene correttamente, si va a dividere proprio in due. Poi, inizio dicembre verso il 5, possibile alta pressione anche molto potente sulla Groenlandia. Questo andrebbe a favorire una discesa di aria più gelida verso l'Europa, grazie al moto orario. Questo, come possiamo poi andare a vedere, andrà a spingersi verso la Scandinavia e raggiungendo l'Europa. Un meno depressionario si potrebbe andare a creare sulla Francia e richiamare dell'aria gelida proprio verso la Francia e l'Italia. In questo caso stiamo parlando proprio del vortice polare alle porte dell'Europa, con possibile sicuramente gelo intenso su tutta l'Europa e possibile anche gelo sull'Italia e nevicate che potrebbero essere a bassissima quota o addirittura in pianura. Questa, come ho detto, rimane una tendenza e quindi bisogna aspettare nuovi aggiornamenti. Ma stando a questi modelli, più o meno questa è la direzione. Bisognerà vedere se questo gelo poi andrà andare verso l'Italia o andrà solamente a sfiorare a causa delle Alpi. Ringraziamo la visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessunissimo aggiornamento meteo.